buon pranzo, buon pranzo, buon pranzo. Invece dice buongiorno, buongiorno. Ma dice buon pranzo perché siamo in un orario diverso dal solito. Sto con un mio grandissimo amico di Barletta a Vest. Luigi, buongiorno a tutti. Oggi è una domenica speciale perché è il 26, a cavallo del 25 aprile, però è stata una giornata bruttissima per Barletta, come al solito, che le brutte notizie ci vengono sempre a trovare. Ieri c'è stato uno scoppio di gas e ha perso la vita un operaio dell'Italgas di nome Nicola, che è di delle nostre vicinanze, di Margherita di Savoia. Noi di Barletta Vest diamo le condoglianze ai familiari e sti cose nanana succede, manneggio diavolo, perché ieri poteva succedere una strage, caro Gino. Abbiamo avuto la fortuna che era il 25 aprile. Nella sfortuna siamo stati fortunati perché era il 25 e non perché quella è la zona più trafficata di Barletta. Infatti ci potevano essere altre vittime. Ci voleva essere una strage. Basti pensare che di fronte il bar si è distrutto e non gira nessuno nel bar. C'è stato qualcuno più su un caffè, una cosa. Manneggio. Chissà cosa brutto. Che non ha mai succeduto. Qui stiamo giù a Levante. Grazie a Gino che ci sta accompagnando a fare una passeggiata e vedo già la gente che sta andando a prendere il sole perché ne mamma ma e mo io l'orella che non c'è mangiare a mano un decido, però è un venticello gradevole. Sì. Bello. Sì, abbiamo iniziato tardi oggi perché diciamo che è la giusta occasione per riposare un po' di più la domenica. E poi facciamo vedere anche un po' di gente, perché noi passiamo sempre la mattina alle 7 vengono quarto quando non c'è nessuno, invece stiamo facendo vedere un po' di gente. Ora di pranzo quasi, Lello. Eh sì, siamo a l'una e qualcosa, giusto? Eh sì, certo. Siamo alle 13:08. Napolè come Barletta, ma vuole bene il nostro paese. Per quanto riguarda quella scritta che già l'hanno cancellata, l'hanno già rimossa, meno male, quella su Eraclio, ragazzi, che favore, ci vedete a qualche giorno che sta a fenzacca l'orecchiolo, ma forte, ma forte ce l'hai da dentro l'orecchiolo, perché non si può, veramente, mo l'hanno scoperto e già stanno a fare un bush, ma sta giovendo, andò a volare, sta giovendo. Vabbè dai, oggi vogliamo essere bravi, Lello. È così. Opus Durichel. Che stavolta diciamo che. Scappola tutti. Basta anche il dialogo, fare capire, diciamo. Ma però certe volte, caro Gino, tu a parlare solamente non convivi. Hai ragione. Qui bisogna vedere il fatto che abbiamo fatto degli Avester. È stato visto da tanta gente e molti ci hanno apprezzato. Anche se noi ridavamo perché stavamo in compagnia. Però noi, se non c'è l'allegria in ogni cosa che facciamo, non la facciamo. Bravissimo, infatti io chiaramente mi sono anche, diciamo, ti sei esposto. Mi sono esposto anche perché, diciamo, io caratterialmente non sei così, infatti io se l'ho fatto è perché mi andava di farlo, perché è un gesto molto, come si dice, d'esempio. Sì. Quindi, infatti noi ne faremo tanto di Avester, perché infatti, ora nella nuova sede prenderemo molti ma molti adesioni per quanto riguarda gli Avester. Io credo che, dai commenti siamo stati apprezzati. No, molto, ci hanno apprezzato perché basta sensibilizzare la cosa. Le cose se non sensibilizzano non c'è nessuna vena. Perché a qualcuno ne è fracnito, vedete che vede, ma poi. Bravissimo. La gente ci apprezza e infatti siamo arrivati quasi a 13.000 persone, ragazzi, in un anno. Certo. Questo è un fenomeno veramente. Io il caro Ronaldo, Messi e cose. No, l'Eurusia. Internazionale. È un fenomeno l'Eurusia. Certo. E di che se ne dica? A noi non ce ne frega niente di quello che c'è a casa. Vai a vedere il mare. No. Vai.
che ben vengano questi bei esempi, che ben vengano. E basta, capo l'altro, chi che l'ha preso, chi che non l'ha preso. Non l'hanno fatto perché ci siamo sentiti di fare. E crediamo ciecamente che è una cosa molto, diciamo, come dici? Cioè, abbiamo, di, abbiamo, di buon esempio, abbiamo, e basta. Che dobbiamo essere orgogliosi di essere Barletta, perché certo. Noi con queste cose siamo orgogliosi e la gogliardia non deve mancare mai. Da Barletta a Vesta, Lelurus e Gino, buongiorno e buon appetito. Ciao! Ciao!